Amici di Ante.it, buonasera, qui dalla cabina welcome di Porto d'Ascoli. Siamo tornati su un posto che ormai a noi è affezionato. Abbiamo fatto anche una presentazione dei candidati sindaci qualche tempo fa, un'altra puntata sportiva. E stasera, giustamente, visto che questa settimana il titolare che è qui con noi, Adio Costantini, che ringraziamo, festeggia questo primo anno di questo posto veramente fantastico, perché oltre a mangiare bene, sei anche un posto abbastanza tranquillo per poter fare incontri di qualsiasi carattere. Quindi grazie Edio, e andiamo a presentare il parterre di questa sera. Io sono anche molto onorato di avere il primo cittadino, ma ce l'aveva promesso che sarebbe a fare un saluto, è venuto. Buonasera Pasqualino. Poi mi sposto sulla mia sinistra, il team manager della Samp, che è sempre affezionato a Yant.it, Daniele Diomedi, e la nostra amica carissima e collega Ilenia Di Felice dell'ufficio stampa della Samp. Da quest'altra parte l'assessore allo sport per Luigi Tassotti. Giustamente lui pensava di non intervenire, però giustamente se sta qui qualcosa si deve dire. E il collega del Messaggero, Pietro Marinangeli, ex Messaggero, però adesso c'è, cioè, però dall'eleganza qualcosa hai preso. No, non ho preso niente dell'eleganza. Vabbè, banda di Dopo la scherzi. presentazione, Giustamente è giusto che parli per primo il sindaco Pasqualino Piuddi, anche perché voleva fare i dovuti ringraziamenti e anche i complimenti per questo anno alla cabina Web. Prego, sindaco. sì, mi date l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno a Cabina Welcome, a Edio. Cabina Welcome è un luogo dove ci si può incontrare, che è utile proprio perché noi abbiamo bisogno di location dove ragionare di tutto. Stasera lo faremo di sport, si è fatto in passato di politica, di sociale. Il nostro è un territorio ancora a misura d'uomo, così deve essere. Quindi stasera, per quanto riguarda la San Benedettese, possiamo dire che la San Benedettese rappresenta per noi San Benedettesi il non plus ultra proprio del sentirsi vicini e uniti. Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un anno sicuramente entusiasmante, quindi anche lì l'in bocca al lupo è doveroso. Ci siamo visti io e l'assessore Tassotti domenica insieme alla società e credo che ci siano tutti i presupposti affinché ci sia questa collaborazione che insieme alla tifoseria e alla stampa stessa deve remare tutta dalla stessa parte per far sì che il successo che abbiamo appena incamerato possa ripetersi anche l'anno prossimo. Grazie sindaco, l'assessore allo sport, poi entriamo nel dettaglio anche con la Samp, anche perché ci tenevi tantissimo a questo ruolo, sei uno sportivo e giustamente il sindaco ha dato a te questo incarico, sicuramente non è casuale. Cos'altro aggiungere a quello che diceva il sindaco, perché questa collaborazione già c'era prima, sicuramente è stata un po' più arricchita in previsione anche del prossimo campionato, di quello che c'è da fare allo stadio, ma dicevo di quello che è poi la risposta alla città a questo nuovo ruolo. Sì, abbiamo gettato le basi per una collaborazione futura che credo sarà abbastanza proficua. Il Presidente Fedeli ha dimostrato tutta la sua volontà di proseguire in questo cammino fino adesso pieno di successi. Speriamo il prossimo anno di festeggiare nuovamente. Noi chiaramente da sportivi ci auguriamo perlomeno di centrare i playoff, però sappiamo che non è facile, ecco, e già dobbiamo ringraziarlo per averci comunque riportato nei professionisti. Per quanto riguarda lo stadio, allora, per quanto riguarda la messa a norma, sta procedendo tutto abbastanza bene e entro fine mese dovrebbe arrivare la commissione di vigilanza per Dare l'ok. dare l'ok definitivo. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, con i tempi ci siamo. Per quanto riguarda invece l'impianto di illuminazione, qualche problemino in più è subentrato che comunque cercheremo di risolvere entro il 31 marzo, che è la data in cui la FIGC ci ha dato la deroga per la presentazione appunto per l'impianto di illuminazione, per l'omologazione dell'impianto di illuminazione. Qualche problema in più legato soprattutto a un cambio della norma che sembrerebbe che da 500 è stata portata a 800 lux, quindi sono lievitati i prezzi. La vecchia amministrazione aveva stanziato una cifra che ora non è più sufficiente. Comunque non credo che sarà una difficoltà Esatto. che ci fermerà. Andiamo avanti. Adesso stiamo vedendo il progetto che ci hanno presentato la Sanmettese. Chiaramente ne valuteremo altri, visto che comunque l'entità della spesa è abbastanza elevata. Il nostro obiettivo è portare l'impianto a essere omologato in tutto e per tutto, compreso l'illuminazione, in quanto avremo
interesse con la famiglia Fedeli a programmare la stagione estiva con qualche evento di grido e possibilmente anche con qualche amichevole di lusso che è tanti anni che purtroppo che manca a San Benedetto. Sì. Grazie per Luigi. Prego. Il collega Benedetto Marinaggi, giustamente parliamo di Samb e giustamente tu adesso non è più, però sappiamo che la Samb ormai è nel nostro cuore, al di là di noi siamo tifosi. Cos'altro dire su quello che sta facendo la società? Poi lo sentiremo dai diretti interessati, anche perché Fedeli è stata la prima società che è stata iscritta a questo campionato in Lega Pro, sta operando bene, qualche conferma e qualche altra no all'ultimo momento, però penso che ci sono tutti i buoni presupposti per fare, almeno per partire bene, poi in corso d'opera si vedrà. Credo che si stia lavorando molto bene perché si sta costruendo una squadra giovane di gamba, di corsa, con anche buone qualità tecniche, certo manca sempre, diciamo, la classica ciliegina sulla torta, quell'elemento che può, diciamo, dare il là alla campagna abbonamenti, quel nome un po' roboante che scalda un po' i cuori, però io vedo che si sta lavorando con molta molta intelligenza e oculatezza, soprattutto per quanto riguarda una squadra giovane, e questo è importante in Serie C, correre fino alla fine, se l'obiettivo sono i playoff bisogna arrivare a giugno, maggio-giugno con la birra nelle gambe, i giovani ce l'hanno. La società sta lavorando egregiamente, la squadra si ritroverà lunedì, partirà per Cascia, poi a Cascia c'è un terzetto di squadre molto simpatico, la Samb, l'Ascoli, la Ternana, quindi sarà la povera Santa Rita sarà chiamata forse a fare gli straordinari per far calmare un po' le tifoserie che potrebbero incrociarsi in quelle vie. Comunque bando gli ne ho scherzi. Parlato l'altra mattina col collega Luca Bassotti, il quale abbiamo puntualizzato però l'importante è che non coincidano le amichevoli e quindi tutto file la risola, anche perché diverse. C'è ormai sì, c'è il campanile, c'è la rivalità, ma io credo che ormai si riesca a vivere anche questa rivalità con l'Ascoli in modo molto molto tranquillo, con la classica sfottò, battute e niente di più. Comunque ripeto, si sta costruendo una buona squadra, manca ancora qualche dettaglio, domani e venerdì sono preannunciate almeno 4-5 firme importanti sui contratti, c'è la questione con Sone, secondo me è un capitolo chiuso perché il Presidente ha detto chiaramente che non accetta, non rimane, non ha accettato e non resta, anche perché mi sembra strano che un calciatore già riconfermato che ben voluto dalla piazza cambi dall'oggi al domani tutto l'intenzione di restare. Non dimentichiamoci che poi con Zonda prima di giocare a San Metodo dove ha giocato con il Viareggio e con la Lupa Frascati, insomma, cioè uno perché fa un anno buono con la San Benedettese, perché la San Benedettese davanti a 6-7 mila persone di domenica pensa di essere diventato Van Basten, io non ci riesco ancora ad arrivare. Io penso comunque che la colpa sia un po' anche dei procuratori, comunque vabbè. Sì, quello sì, assolutamente. Stendiamo un velo pietoso. Assolutamente. Grazie Betto. Passiamo da quest'altra parte con il team manager, anche perché ormai è un nostro abitué, perché o ci viene a trovare fuori o in studio, ma Daniele e anche Ilenia sono i nostri cari affezionati di Yant. So che stai sempre a contatto col presidente, come dicevo prima non mi voglio ripetere, sta preparando una buona squadra perché sappiamo che ci tiene tantissimo a quello che ha fatto e a quello che vorrà fare, quindi penso che ci siano tutti i presupposti, visto che c'è anche l'amministrazione comunale che vi darà una mano per quelle che sono le necessità, quindi diciamo che si potrà partire bene e poi vedremo il da farsi. Sì, questo è importante anche perché a differenza dello scorso anno, quest'anno siamo riusciti ad organizzarci per tempo, nel senso che l'anno scorso di fretta in furia, nei primi giorni d'agosto, stavamo in ritiro e abbiamo fatto un vero e proprio miracolo proprio calcistico, quindi quest'anno invece abbiamo avuto la possibilità di incontrarci con l'amministrazione comunale, domenica siamo stati a pranzo, quindi si sono conosciuti il sindaco, il presidente effettivamente e niente, per quanto riguarda invece la squadra domani sarò dal presidente perché dobbiamo portare avanti chiudiamo altri quattro giocatori domani, quindi confermo quello che ha detto il collega Marinaggi. Sì, è informato bene Betto. Diciamo che ecco, domani chiudiamo quattro giocatori che posso anche fare i nomi perché abbiamo l'ok su tutto, che sono Fioretti, Radi, Ndo e Minotti.
E, per di cui se ne era già parlato, se insomma, ne era ecco. già parlato, si è fatto. L'ultimo nato è quello Endo del Chievo, che ho letto oggi sui giornali, ma è stata una trattativa portata avanti dalla società, un terzino sinistro molto interessante che prendiamo a titolo definitivo dal Chievo Verona. E quindi è un'operazione anche per cercare di creare qualcosa di nostro, un patrimonio che possa rimanere, possa crearsi per la San Benedettese. Altro, lunedì si parte, lunedì partiamo alle 14.30 dallo stadio per Cascia. Ho invitato prima dietro le quinte il sindaco a fare un saluto alla squadra e sono contento che ci sarà, quindi verrà da primo cittadino forse proprio a far capire a questi ragazzi cosa significa indossare questa maglia. Siamo carichi, abbiamo voglia, forse questa assenza di calcio ci ha caricato ancora di più, certo. Quindi non vediamo l'ora di iniziare e ci auguriamo che con la massima umiltà e col lavoro si possano togliere soddisfazioni a questi tifosi che ci seguono sempre alla grande. Io penso che poi con un sindaco San Benedettese Doc, tra l'altro, sia anche un valore aggiunto. Sì, infatti, anche perché allo stadio ci ha sempre seguito, anche quest'anno lo vedevamo, quindi è per noi è un piacere, un orgoglio, un onore che sia diventato il sindaco di questa città. Ilenia, per chiudere questa prima tranche di interviste, tu stai lavorando sempre dietro le quinte, perché sappiamo che spesso il telefono è anche chiuso, perché quando lavori giustamente, però ecco, devo farti i complimenti per quello che hai fatto, per quello che stai facendo, la tua esperienza, hai dimostrato. Grazie. Anche la famiglia Fedeli, che hai, diciamo, tutti i presupposti per fare questo lavoro in maniera veramente seria. In Lega Pro sarai ancora chiamata a un lavoro un po' più diciamo più massiccio, però penso che ti troverai bene anche il prossimo campionato. Che cosa ci puoi anticipare oltre quello che ci ha detto Daniele? Prego. Allora, sicuramente, ecco, come diceva giustamente Daniele, tra poco la data fondamentale sarà quella del 18, in cui la squadra partirà. Io sarò con la squadra, quindi vi terrò aggiornati in tempo reale su quelle che saranno non solo le vicende del rossoblù, ma anche le amichevoli, certo. Perché tra l'altro, ancora data da decidersi, però una delle date fondamentali sarà sicuramente quella con il Venezia di Pippo Inzaghi, che insomma è un po'... Mi pare il 31 luglio, mi pare, ancora non è definitivo. Ancora non è definitivo, però dovrebbe essere, ecco, il 31 luglio, ci dobbiamo ancora accordare con l'ufficio stampa del Venezia. E forse, ecco, una di quelle squadre che più sta facendo scalpore, anche forse per l'ingaggio dell'allenatore, ecco, esatto, Milan, insomma, Pippo Inzaghi, anche Di Domizio, insomma, giocatori che hanno militato anche in Serie A. Quindi sarà secondo me un banco di prova fondamentale anche per la San Benedettese, che come diceva anche Betto, ma anche Daniele e anche lo stesso per Luigi Tassotti, è una squadra che comunque piano piano si sta formando, sta prendendo forma e credo che ci regalerà delle belle soddisfazioni. Poi oggi, come diceva sul rinnovo del contratto anche Capitan Pezzotti, i tifosi sono la parte fondamentale, certo, e certo. Sicuramente la San Benedettese sarà una delle regioni di tutti e tre i gironi della Lega Pro che ancora si dovranno formare, proprio grazie al suo pubblico che non ci abbandona mai e per il quale è veramente un piacere lavorare e informare, proprio perché rendono prezioso anche il mio lavoro, certo, che è quello dell'ufficio, certo, stampa, ovvero anche quello di Piero Zazzetta e di William Clementi. Grazie Elena, ripartiamo da Betto per quanto riguarda l'ultima carrellata, ecco, perché anche perché qualcuno stamattina, senza fare nome, ma tu sai a chi mi riferisco, ha parlato di questa eventuale amichevole con il Bayern di Monaco, che questa cosa di Ancelotti con... No, c'è questa concreta, diciamo, possibilità che la Samp possa giocare all'Allianz Arena contro il Bayern di Monaco. L'idea, anche perché abbiamo la tifoseria gemellata. Le due tifoserie. Ecco. L'idea, diciamo, è stata lanciata da Chantal Borgonovo a Carlo Ancelotti, ex compagno di squadra di Stefano Borgonovo col Milan, che ha accettato, insomma, sarebbe buon grado che il Bayern affronti la San Benedettese in questa amichevole di agosto. Ci sono delle operazioni sicuramente da mettere a punto, non si potrà fare a San Benedetto, anche se il top sarebbe stato portare il Bayern a San Benedetto come fu nel 97 con Juventus Bayern, però il costo muovere il Bayern portarlo, esatto, a San Benedetto costa molto. A quel punto la San Benedettese, che andrà a Monaco di Baviera, dovrebbe andare a Monaco di Baviera, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, se questo input lanciato da Chantal Borgonovo e recepito da Carlo Ancelotti dia poi
i frutti sperati, cioè che si concretizzi, si formalizzi questa migliore. Sarebbe una cosa fantastica, insomma, la San Vittorio dei Giochi all'Allianz Arena, il tempio un po' del calcio europeo e Beh, mondiale. Io penso che per San Benedetto Sportiva, anche per San Benedetto Sportiva, ma anche, cioè, ci potrebbe essere un grosso ritorno a livello di immagine, certo, anche per San Benedetto, che potrebbe turistico avere seguito in futuro. Quindi potrebbe essere un'occasione da costruire bene, da giostrare ancora meglio, perché potrebbe esserci un grosso ritorno per San Benedetto, sia di immagine, sia per la Samb, sia per la città, anche perché il mercato turistico tedesco sembra che piano piano si stia riavvicinando verso la nostra riviera, verso la, diciamo, anche l'entroterra, certo, con l'acquisto di Casali in campagna, nelle campagne di Monteprandone e d'Acquaviva. Anche gli olandesi sono tornati a frequentare le nostre colline, e quindi potrebbe essere da dare anche l'input a un nuovo una sinergia turistico-culturale tra la Riviera delle Palme e Monaco di Baviera. Grazie Pietro. Pierluigi, ecco, giustamente quello che hai detto nel primo intervento, è importante la messa a norma dello stadio, perché prossimamente, oltre agli eventi sportivi, potremmo anche eventualmente fare qualcosa di importante, grossi personaggi. Però la parte sportiva, come diceva Betto, avendo qualche anno fa, senza fare, perché gli anni sono tanti trascorsi e tu lo sai, con presenze importanti, Bayern, Celta Vigo, diciamo squadre che hanno dato anche lustro alla nostra città e al nostro turismo estivo. Noi abbiamo bisogno di questi avvenimenti, di queste manifestazioni, perché oltre all'evento in sé per sé è uno spot per la nostra città, per il nostro turismo, sia sportivo che e non solo sportivo. Quindi un concerto, due concerti, noi dobbiamo assolutamente organizzarli, e un paio di amichevoli con squadre blasonate dobbiamo provare a riportarlo. È chiaro, come diceva Betto, i costi sono abbastanza elevati per squadre di grosso calibro, però abbiamo i contatti giusti e le persone giuste che potrebbero anche, non dico a titolo amicizia, comunque ecco, per il legame che ci hanno con San Benedetto, potrebbero anche fare da tramite per organizzare questi eventi. Noi i contatti ce l'abbiamo, appena avremo la certezza che lo stadio sarà agibile e fruibile in tutto e per tutto, partiremo con l'organizzazione. Poi certo non è facile ottenere successi, però noi ci proviamo e ce la mettiamo tutta. Insomma, qualcosa sicuramente dovremmo fare, perché sono molti anni che mancano questi eventi a San Benedetto, e una città turistica come la nostra non può permettersi questa lacuna così evidente. Grazie Pierluigi. Sindaco, per chiudere, anche perché hai parlato anche della parte sportiva, però penso che già questo legame, questo incontro che c'è stato con la società sia foriero per quello che sarà il futuro, sicuramente per cercare di arrivare a un punto d'incontro, la parte sportiva, la parte sociale, la piazza, un po' tutto. Quindi diciamo i componenti ci sono, ci vogliono i tempi giusti, però ci sono le basi per poterlo fare. Sì, la San Bertese ha rappresentato per la città un veicolo promozionale formidabile negli anni, quindi oggi ci apprestiamo a tornare in quei palcoscenici che più, insomma, ci competono. Dobbiamo ringraziare la famiglia Fedeli, che si è dimostrata all'altezza di San Benedetto. Ora San Benedetto deve dimostrarsi all'altezza di un imprenditore che vuole comunque fare a San Benedetto grande la San Benedettese. Questo vuol dire che ci deve essere la massima collaborazione, e quel grande evento di cui parliamo tanto spesso potrebbe essere proprio un evento sportivo. Prima si è disquisito dell'amichevole con il Bayern, io non vedrei neanche male, nel momento in cui c'è l'impossibilità, certo, di fatto, che il Bayern possa venire a San Benedetto, un amichevole a Monaco, che, certo, trasferirebbe una comunità in Germania, laddove la comunità italiana, scusate il gioco di parole, è molto allargata, e questo darebbe grande risonanza proprio in termini turistici, perché oggi noi dobbiamo allargare, insomma, le nostre vedute con programmazioni magari semestrali, e quale migliore occasione quella di un amichevole. Io adesso ho fatto il paragone con Monaco perché c'è un gemellaggio, ma nulla osta finché magari ci possa essere anche un quadrangolare di prestigio a, certo, San Benedetto. Certo, quello, certo, potrebbe essere il veicolo che promuove la nostra città e che ci fa essere riconoscibili in un'iniziativa del genere. Grazie Sindaco. Daniele, per chiudere, ecco, diciamo che si stanno un po' arricchendo le componenti per quello che sarà
il futuro della Samp, però ecco, anche quest'altro evento che potrebbe accadere a Monaco sarebbe, considerando che c'è il gemellaggio, c'è il sindaco, si trasferisce nella comunità in attesa di avere il Riviera a norma per poterlo fare noi fra qualche anno, quando abbiamo anche tutte le carte in regola. Ma dico di più, non so se questo evento si farà mai, però abbiamo già l'ok del presidente Franco Fedeli, parole sue stamattina, di dare la massima disponibilità ad andare a Monaco, quindi con, organizzandoci come se fosse una trasferta di Champions. Grazie Daniele, buon lavoro. Ilenia, per chiudere, giustamente qualcosa devi dire tu di bello per dare anche a chi ci ascolta quel qualcosa in più per seguitare a incitare, perché so che dopo il campionato vi siete mossi in diverse comunità per riportare quella parte dei tifosi che mancava negli anni trascorsi. Quindi sì, diciamo, c'è anche da parte vostra la volontà per riportare la gente allo stadio del nostro circondario. Assolutamente sì, continueremo sicuramente con i progetti scuola, anche perché sono previsti anche dalla Lega Pro stessa, per cui proseguiremo questa campagna di sensibilizzazione, ma anche di incitamento, ecco, partendo proprio dai più piccoli, portandoli allo stadio e facendo capire qual è la parte sana di questo sport, perché molto spesso si parla semplicemente dell'aspetto negativo, invece no, bisogna invitare anche più piccoli, facendo riscoprire quelli che sono proprio i valori di questo sport e portarli poi ad uno spettacolo che quello del Riviera delle Palme, insomma, è qualcosa di meraviglioso. Io voglio invitare un attimo per un saluto, perché giusto ha assistito alla nostra puntata, ma per ringraziare l'amico Edio Costantini, ti abbiamo portato un po' il meglio, anche perché ci tenevi questa settimana che hai tagliato un po' un anno di lavoro che hai fatto con la tua famiglia, ma i complimenti te l'ha fatto il sindaco, te li fai il sottoscritto per l'amicizia, che sia anche un po' il volano per quello che potrai fare in futuro. Bene, io ringrazio tutti, in modo particolare il sindaco, per questa cortesia bella, questa presenza qui questa sera in questa trasmissione, ma soprattutto a voi che, insomma, in un modo o nell'altro date da fare come yante.it per divulgare, non solo seguire la squadra, ma per i tanti argomenti che toccate, per le tante, l'attualità, ma non solo l'attualità, possa davvero lo sport e il calcio diventare, diciamo, quel veicolo capace di accomunare, di rendere sempre più unita una città e fare in modo soprattutto che i ragazzi e i giovani sappiano prendere dallo sport e dal calcio, in questo caso, diciamo, tutti quegli elementi educativi che li aiutino a crescere bene e responsabilmente forti. Grazie Elio, auguri di nuovo. Grazie. E con questo salutiamo il collega Marinangeli, l'assessore allo sport Tassotti, il sindaco Piunti, grazie ancora Pasqualino, il team manager della Samba Daniele Diomedi e l'ufficio stampa Ilenia Di Felice. Grazie. Buonasera a voi per l'ascolto, sicuramente ci risentiremo ad agosto per queste puntate che un po' ci avvicinano al campionato. A risentirci.